Lasciatemi in pace, ve l'ho detto, sono innocente. Io non c'entro, è stata lei a venire giù. Avanti, vuoi confessare? Ora basta con queste stupidaggini. Nemmeno un bambino crederebbe all'assurda storia che ci hai raccontato, Cork. E come sapevi dell'omicidio 5 minuti prima che avvenisse? Signor Jordan, dove sta? Ma Cork, parli, smettila di borbottare. Abbiamo avuto già problemi di questo tipo con te. Quando facevi l'impresario di pugilato ti occupavi di Pendleton. Il buon vecchio Joe, il pugile più onesto che sia mai esistito. Sì, ma quando lui è morto tu ci hai detto che era tornato sulla terra reincarnato nel corpo di un altro. È così. E tutta quella stupida storia sull'invisibile signor Jordan che l'ha aiutato a farlo? Ma è la verità, vi dico la pura verità. È andata così, è stato il signor Jordan. Signor Jordan, dove sta? La prego, signor Jordan. Mi ascolti, io... Ma dove è finito? Signor Jordan, è lassù! Ehi, capitano, quanto tempo dobbiamo aspettare ancora? Siamo stanchi. Calma, ragazzi, vi chiameremo noi non appena questo signore avrà parlato. Ora sta a sentire, Corkle. Noi non stiamo qui a farci prendere in giro da tipi come te, hai capito? Sappiamo bene come convincerti a dire la verità una volta per tutte. No, fermi, lasciatemi in pace, dirò tutto. Ma non mi crederete, signore. Avanti, provaci. Beh, Danny Miller stava preparando uno spettacolo. Ora non mi ricordo come si chiamava, ma trattava di idee. Erano una meglio dell'altra, parola. Qui sono cominciati i guai, a qualcuno non andava. Stavano provando lo spettacolo all'Hilton Theater. Lei lo ha saputo ed è arrivata, ma è stato il signor Jordan. Lei chi? Di chi stai parlando? Si può sapere? È quello che cerco di spiegarvi. È successa una prova generale all'Hilton Theater. All'Hilton Theater. Va bene, ragazze, tutte in posizione. Mi raccomando, non fai questo spettacolo solamente perché una volta eri un mio compagno di classe. Ti offro tutto me stesso, Benny, quello che ne è rimasto. Mi raccomando i costumi, ragazze. Ah, senti, Phil, dacci dentro con gli ottoni, ma voglio sentire ogni parola, ricorda. Bene, signor Miller. Cominciamo, ragazzi, siete pronti? It's section 2468B at your public library. Books on Greek mythology are getting dusty on the shelf. It's nigh on 2,000 years since we started our careers. No one digs us, it appears. So we must talk about ourselves. We're the nine muses, and we live on Mount Parnassus. We're the goddesses who bring art and culture to you. Terpsichore, give with the news of the Sure, yep. Well, hello, Jack, what's new outside? I just got back from a chariot ride. I heard I've been elected to tell you what we muses do. The jive is that from way back when our kids could inspire men to sing, to dance, to act, to faint. It's up to us if there is or ain't. For instance, take a chick like me. They call me Terpsichore. I'm the goddess of song and dance. I put the ants in the dancer's pants. The nine of us in our careers kissed 3 million guys in 2,000 years. There's an incompleted list of the characters we kissed. Puccini, Bellini, Antonio Rossini. Not to mention Mr. Paganini. Delini, McSweeney, and Madame Petrosini, and the guy who invented the skinless weenie. We get Schopenhauer, Sigmund Freud, Socrates, and Nietzsche, Thomas Edison, Robert Fulton, Alex Bell, and Don Amici. Danny Goodman with his knocked out lick. Kiss the kid with the drum in the spirit of 76. Lombardo Brothers, Smith Brothers, Kimball Brothers, Marx Brothers, Crosby Brothers, Dorsey Brothers, Ringling Brothers, Rich Brothers, Hagen, Hay, Daggett and Ramsel, Clark and Telfer, Lee and Ferris, Cross and Blackwell, Liggett and Meyer, Sears and Roebuck, Simon and Schuster, Hammock and Schlammer. Brother, there's a half a million others. If you read your mythology, you will learn that the world would be a war shout, yeah! A big flop, yeah! A flood and a whistle stop. If it wasn't for the kids of the mule. Thank you.
Che è successo? Che c'è? Oh, una cosa spaventosa. È sconvolgente. Sapete che cosa sta avvenendo sulla Terra? Un mortale, Daniel Miller, sta preparando una commedia musicale su di noi. Le nove muse, capite? Che cosa ci trovi di sconvolgente? Siamo state cantate dai poeti per moltissimi secoli. Shakespeare, Walt Whitman, Robert Burns. Ma quell'individuo non è Shakespeare, né Whitman, né Burns. Anzi, se proprio volete saperlo, intende rappresentarci in modo basso e volgare. Oh, secondo no. lui, per esempio, io non sono che una bella sgualdrina a caccia di uomini. Oh, no! Oh, sì! E per quanto riguarda voi altre, dice che avete baciato più di 3 milioni di uomini. Capito che roba? Che vigliacco! È scandaloso! È un bugiardo, sono almeno 2000 anni che non baciamo un uomo. Beh, se escludiamo Apollo, una volta sola però. Dovreste poi sentire che tipo di canzoni cantano. Ascoltate una che stupidaggine dice: mi chiamano Persicore, sono la dea della danza e del canto. Quando anch'io io piaccio tanto. Oh no! Oh sì! Ah, è proprio roba d'americani quella lì. Esatto, Urania. Pensa che il brano in testa alla Hit Parade è: chi ha colpito nel pancino col pesciolino? Oh! Questo selvaggio sa che abbiamo ispirato Michelangelo, Leonardo, Rembrandt? Non credo. Sapete chi abbiamo ispirato, secondo lui? L'inventore della salsiccia viennese. Il Würster, insomma. Ispirare un Würster? Che orrore, Persicore. Voi potete anche restare qui a girare i pollici se volete, ma per quanto mi riguarda non finirà così. Il teatro è posto sotto la mia giurisdizione, no? Vi giuro che insegnerò io a quell'imbecille come ci si comporta. Gli farò rimpiangere di essere nato. Che cosa pensi di poter fare? Lui è laggiù e tu sei qui. Deve pur esserci un modo. Deve pur esserci. Certo che posso farcela. E lui può aiutarmi. Lui chi? Se vuole può farlo ancora. Una volta l'ha fatto. Persicore, che cosa ti prende? Ma certo, andrò da lui e vedrete che mi darà una mano. Lui mi aiuterà. Persicore, ma dove vai? Torna qui. Persicore! Lo diremo a Giove! Mi scusi, ma lei che crede di essere? È saltata fuori da nulla, si è piombata fra i piedi e ancora non so chi è. Gliel'ho già detto, mi sembra. Io mi chiamo Persicore, vengo da molto lontano, devo vedere. E io le ho già detto che è molto occupato e non ha tempo da perdere con lei. Perdere tempo? Ma lo sa cosa sta dicendo? Non ha capito forse? No. Io sono Persicore, dea del canto e della danza. Oh, per favore, la smetta di scherzare. Persicore non è mai esistita, tranne che nella mitologia greca. Se non mi porto subito da lui farà una brutta fine. Mia cara bambina, mi sta forse minacciando? Che cosa vorrebbe farmi? Noi quassù non proviamo alcun dolore. Torni subito qua. Scorta 3082 al rapporto, signore. 12 passeggeri intrappolati da un uragano. In quale località? Sud della California. Procedi. Granite Irvin, Somerset Nathaniel. È il multimilionario, signore. Sbagli, era il multimilionario. Dimenticavo che i soldi non possono portarli con sé. Tolga le mani di dosso, mi lasci andare. Oh, signor Jordan, potrei parlarle? Mi perdoni, sono veramente desolato, ma ho fatto di tutto per fermarla. Volevi fermarla? Come mai? Come mai? Perché, vede, lei non è come le altre e non è arrivata qui da noi attraverso i soliti canali. Ah, capisco. Mi perdoni, mi rendo conto che è terribilmente occupato e spero di non averla disturbata. Non deve preoccuparsi. Procedi. Butler, Thomas. Donahoe, Eleanor. Suppongo voglia dirmi cosa desidera. Signor Jordan sostiene di essere Persicore, la dea greca. Naturalmente, lei e io sappiamo che è del tutto assurdo. Perché non smetti di dire sciocchezze? Le muse rappresentano la personificazione delle arti sin dai tempi dell'antica Grecia. Facciamo del nostro meglio, signor Jordan. Ma nessuno che sia veramente qualcuno ha prestato loro attenzione per più di 2000 anni, non è così? Anni? Che vuol dire, messaggero 7013? Non abbiamo calendari, non rammenti. Te l'ho spiegato più volte ormai. È un'abitudine, signore. Continuo a dimenticarmene. Mi spiace, signore. Allora, come vanno le cose sul Monte Parnaso? Oh, splendidamente, signor Jordan. Mi è dispiaciuto lasciarlo, ma sono partita perché ho pensato che fosse mio dovere venire a parlare con lei. Vede, voglio scendere sulla Terra per prendere parte a uno spettacolo. Temo che non abbia capito di cosa ci occupiamo. Noi portiamo la gente su dalla Terra, non la portiamo giù. Ma vada al diavolo, lei! Ah, volevo dire, le spiego immediatamente. Io so che lei è molto comprensivo. Il regista dello spettacolo ha le idee un po' confuse, capisce? Non conosce niente di noi dee. Ora, se lei volesse, io potrei aiutarlo. Farei Persicore e lo spettacolo avrebbe successo. Non crede sia una buona idea, signore? Cara, devo dire che è estremamente gentile da parte sua. Ma purtroppo io non posso occuparmi degli affari personali di ogni uomo sulla Terra. Non abbiamo lo staff sufficiente per farlo. Ecco, ha visto. Oh, ma io... Basta, il signor Jordan ha parlato. Le posso assicurare che è un vero peccato. Io sono più che sicura che quel Miller è una persona veramente per bene. Io voglio solo aiutarlo. Miller, qual è il nome di battesimo? Daniel. Miller Daniel. Abbia la cortesia di attendere un momento. Signor Sloan?
Mi chiami l'ufficio registrazioni e chieda che cosa sanno di un certo Miller Daniel. Spero, signorina, che la prossima volta lei ascolterà i miei consigli. Oh, la smetta, mi ha stancato. Non aveva detto che non sentiva dolore? È vero, però mi ricordo com'è. Signor Jordan, Miller Daniel negli schedari risulta come un alternato. Alternato? Sì, signore, l'aspettiamo in due appuntamenti separati. Il primo entro breve tempo, l'altro invece fra qualche anno. L'eventualità dipende da circostanze non determinate. Ah, sì, sì, ma naturalmente. Ora mi ricordo bene tutto il caso. Beh, io penso che possiamo determinare noi le circostanze una volta tanto. Allora, mia cara, il suo unico interesse in tutta questa vicenda è portare al successo lo spettacolo del signor Miller. Oh, sì, glielo posso assicurare. È il mio unico motivo, non ne ho altri. Signor Jordan, ovviamente lei non crederà alle parole... E rimarrà sulla Terra fino a missione ultimata, non è vero? Ma è naturale. Per poi tornare sul Monte Parnaso. Ah, sì, immediatamente, signore. D'accordo. Badi che la considero una promessa irrevocabile. Ti affido questo caso, è un incarico speciale. Inizierai subito. Ma come? Veramente, signor Jordan, mi ripromettevo di fare una vacanza da molti anni. E volevo dire il nostro tipo di anni che... Beh, dovrai rinunciare alla tua vacanza per il momento. Condurrai sulla Terra questa signorina e le concederai ogni possibile aiuto. Mi sono spiegato chiaramente? Sì, signore. Oh, grazie, signor Jordan, lei è così caro. Spero non le dispiace se lo ritiro un altro giorno. Bene, che cosa stiamo aspettando? Andiamo. Aspetti un momento. L'avviso che spetta a me dire andiamo. Su, andiamo. Eccezionale, solamente un attimo fa eravamo lassù e ora sì, siamo a New York, ma come ha fatto? Devo chiederle di non fare domande, sono affari riservati. Ah, un'altra cosa, mentre sarò qui, dove andrò ad abitare? Lei occuperà l'appartamento Peach Bloom, al Waldorf Astoria. Spero poi che riusciremo a trovare un modo per ovviare alle sue parte spese. Me lo auguro per lei. Per quale motivo hanno tutti così fretta questi americani? Dove stanno andando? Oh, vanno dal signor Jordan. Ah, già, più si affrettano e più arriveranno presto. Precisamente. Di correre meno la prossima volta. Purtroppo non sono un cavallo. È opportuno che rimanga qui con me. E perché non dovrei? Beh, per via del suo vestito. Si domanderanno chi sono se mi vedono insieme a lei. Ho avuto modo di spiegarle, signorina Tersicore, che lei è l'unica ad avere la possibilità di poter vedere il signor Jordan e me. Me ne ero dimenticata. Sta cercando qualcuno, per caso? Sì, sì, cerco un signore dall'aspetto non molto intelligente, con una strana uniforme. Era qui un momento fa. Io sono qui anche adesso. Purtroppo certe persone non vogliono mettersi in testa che si può anche essere invisibili. Io non vedo nessuno, mi dispiace. La ringrazio. Aspetta, penso che questo dovrebbe bastarle ormai, piccola, piccola. Non l'ho detto, signor Jordan. Oh, un vero teatro. Pensi, non salgo più su un palcoscenico dal 420 avanti Cristo. Lei è convinta di farcela, eh? Tersicore! Sì, no, 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 Tersicore. Non stanno chiamando lei. Guardi un po', guardi. Ecco. Che cosa hai da dirci, Calliope? Coraggio, parla. Ti ascoltiamo. Un aereo si è schiantato sull'altro lato del Monte Parnaso. Qualche passeggero? Uomini? Oh, sì. Due meravigliosi aviatori. Non mi importa se non hanno le gambe dritte e se i loro occhi sono stravici. Quello che importa è la muscolatura e ancora di più che scoppino di salute. Bene, se in questo momento... Quella donna orribile sarei io. Non c'è dubbio. Portatemi sulle spalle e portatemeli subito qui, per favore. Sarà fatto... Decisamente disgustoso. Bere ambrosia. Io ho bisogno di ghiaccio, soda e scotch. Giorgia, non voglio che il personaggio di Tersicore sia... Ma quali volgarità si permette di raccontare su di me? Deve risultare provocante e oscena. E sarebbe sempre troppo... Tutto provocante e oscena? È una donna sfrenata, ma pazza per gli uomini. Senta, quel carciofo impettito è Daniel Miller, vero? È lui in carne e ossa, almeno per il momento. Mio caro 7013, il copione va immediatamente rivisto. Forse voi siete soddisfatte di come vanno le cose, io no. Siamo oh, signor Jordan, mi aiuti lei a risolvere questo problema. In quale modo dovrei farlo? Dovrebbe solo togliere di mezzo quella donna orrenda, la parte mia. Lei cosa mi suggerisce? Se si rompesse una gamba, lei può farlo, non è così?
Come rimedio non le sembra un tantino drastico? Ma signor Jordan, allora come farò a entrare nello spettacolo? È o no la musa del canto e della danza, mia cara? Certo che lo sono. E allora, che cosa sta aspettando? Ma che cosa devo fare? Non si preoccupi, qualche cosa le verrà in mente. Va bene, Giorgia, passiamo al balletto ora. Ai vostri posti, ragazze, fate le brave stavolta. Se vuole che le dica la mia opinione, arriverà purtroppo il giorno in cui lei si pentirà di aver dato retta a quella greca lì. Sta arrivando l'angelo. L'angelo? Ma signor Jordan, non è un angelo. È un termine teatrale che indica la persona che finanzia lo spettacolo. Oh! Oh! Ma allora lui è... Joe Mannion, il famigerato gangster. Oh mio Dio, santo cielo. Ma allora è quello che farà fuori Danny se lo spettacolo fallirà. È proprio lui, infatti. Sapere chi è quella là. Sta calmo, Eddie. Ci sono momenti in cui il nostro lavoro diventa una cosa molto piacevole. Io non riesco a prevedere niente di buono, solamente catastrofi. Guardala. Fantastica, è la mia Terpsichore. Come? Mi serve una dea, e una dea non può che apparire dal nulla. Mi piacerebbe sapere chi è. Allora, signor Daniel Miller, adesso ha due Terpsichore. Ne scelga una. Adesso ha due Terpsichore, ne scelga una. Ma chi diavolo crede di essere? Guarda, già, smettila, avanti. Attenta a quello che fai, ballerinetta da quattro soldi. Cosa? Come osi? La tua immagine sparirà dalla faccia della terra. Che dici? Un momento, ragazze. Sbatti fuori immediatamente questa tizia, altrimenti me ne vado io, capito? Mi sembra un'ottima idea. Se te ne vai via, il teatro sicuramente aumenterà il proprio tono, mia cara. E allora la sbatti fuori o no? Ho l'aria di chi vuole mandarla via, forse? Ho capito, me ne vado io. Tesoro, aspetta. Danny, sei troppo impulsivo. Hai passato mesi a cercare la ragazza giusta. Già, e lei è proprio quella che ho sempre sognato. Adesso sei impazzito completamente. No, non te ne andare. Danny, sei sicuro che sappia cantare? Devi saper cantare, altrimenti... Lascia fare a me, ti prego. Per favore, rispondi di sì. Tu sai cantare? Ma sicuro che so cantare. E recitare anche, signor Miller. Ma che cosa fai? La fai cantare adesso? Allora me ne vado via. Ma sappi che cercavo io un modo per mollarti. Ho capito subito che lo spettacolo sarebbe stato un vero disastro. Va a cambiarti e torna qui per la sera. Questo mi rende felice e lasciami. Tesoro, io non so chi sei né da dove vieni, però... Signor Mannion, è lo spettacolo che volevamo. Il gioco è in mano tua, Danny. In quale chiave canti di solito? Vanno tutte bene. Phil, let's stay young forever. Molto bene. Every kiss we kiss be sweet and new, eternally.
ho bisogno d'altro. Questo sì che è cantare, ma da dove sbuci? Sono arrivata su una nuvoletta rosa. Come mai conosci questa canzone? C'era un angelo sulla nuvola che la fischiettava. Un angelo? Ma che fai? Ci prendi in giro? Come fai a ballare e cantare in quel modo divino? Perché ho iniziato molto presto, avevo solo 6 anni. Senti, come ti chiami? Persicore. Voglio dire, questo è il nome del personaggio. Lo so, ma non conosco il tuo vero nome. Kitty. Kitty, carino, veramente bello. Pensavo che ti fossi emozionata al punto di aver dimenticato il tuo nome. Comunque ora sei calma, vero? Perché dobbiamo definire i dettagli del nostro contratto. Continua tu con le prove. Bene, al lavoro, ragazzi. Allora, chi è il tuo agente? Il mio cosa? Il tuo agente. Immagino che ne avrai uno. Chi si occupa di te? È naturale, ho un agente anch'io. Si può sapere chi è? Si chiama Max Corkle, arriverà qui fra un momento. Arriverà qui fra un momento. Oh, Danny, sono fortunato a trovarti in pausa. Voglio presentarti Rosalinda Bellabocca, un vero bucciolo. Si allaccia le scarpe coi denti, su una scala Pioli di 2 metri, e questo è il meglio piegato all'indietro. Max, caro, il lupo nella favola non può mancare, vero? Le presento il mio agente. Come, il tuo agente? Certo, sono il suo agente, si vede, vero, Danny? Tu avevi decisamente ragione, Max. Appena hai cominciato il balletto mi ci sono buttata in mezzo e ha funzionato. Certo. Mi ricordo, cara, di avertelo detto una volta, sì. Oh, Max, che canaglia. Me l'hai detto 1.000.000 di volte. E naturalmente avevi ragione tu, caro. Oh, sì, certo, è così. Vediamo. Dunque, per quanto tempo io ti ho ripetuto? Max, tu vuoi farmi credere che avevi una ragazza come questa per le mani e non me l'hai mai fatta vedere? Beh, confesso che aspettavo il momento giusto. Una clientela talmente vasta, io. Signor Miller, è firmato il mio assegno, devo anche attendere. Scusami, torno subito. Senti una cosa, bello, pensi forse che sia venuta qui a perdere tempo? Senti, piccioncino, non avrei mai immaginato di trovare qui una mia vecchia cliente, quindi torna pure nel mio ufficio e continua con le flessioni, d'accordo? È sempre lo stesso, è una delle persone che preferisco. Piace molto anche a me, quando è che potrà raggiungerci? Ma il signor Corkle è un agente ora. Ah, me ne ero dimenticato, niente da fare per il momento. Adesso dovrà cavarsela da sola, ma mi chiami se ha bisogno. Grazie di tutto, signor Corkle. Perché cosa mi ringrazi? Dovrei essere io a farlo. Piuttosto, dimmi, perché mi hai scelto come agente? Ti ha raccomandato un amico comune. Ah? E ne sono felice. Beh, sapessi io. Il contratto sarà pronto domattina, Max. Scusa, qual è il tuo cognome? Che cosa? Ma che buffo! Ce l'ho sulla punta della lingua, ma non... Ma guarda, anche io non... Cosa significa questa storia? Nel tuo passato c'è qualcosa di poco chiaro, forse? Oh, no, il fatto è che avevamo un accordo. Lei non vuole che si sappia chi è, Eden. Già, le cose stanno così. E per quale ragione? La colpa è tutta di mio zio e del suo latte. Quale latte? Sì, è che mio zio ha non so quanti milioni di mucche, lei mi capisce? Non fanno altro che produrre latte, vero? Ah, e a lui non piace che il nome di famiglia sia legato al teatro, non è così? Vedo che lei capisce. Beh, ma se la situazione è questa, dovremmo darle noi un nome. Potremmo chiamarla Pendleton. Kitty Pendleton. Ti chiamerai come il più grande pugile che si sia mai visto al mondo. Joe Pendleton. Sbucò fuori all'improvviso proprio come te e divenne il migliore. Anche tu diventerai la più brava, d'accordo? D'accordo. Allora siamo a posto. Kitty percepirà il compenso in base alla parte. Va bene, ci vediamo domani mattina per la firma. E grazie di tutto, Danny. Allora, ciao, signorina... Oh, naturalmente, signorina Pendleton. Ci vediamo domani. Eddie, dimmi. Senti, Eddie, per quanto riguarda la mia cliente, ti prego, trattala bene. Non ha mai fatto parte di un coro prima. Vuoi scherzare, vero? Non fa mica parte del coro. Lei è la protagonista. Cosa? Che dici? Ma sicuro, Max, farà Tersicore. Tersicore? Ma è la protagonista, allora? Ah. Io avrò il 10%, Eddie. Tanti soldi tutti insieme. Io ho avuto solo degli acrobati, contorsioniste, foche ammaestrate. E ora ho una star a me, Max Corkle. Questa fortuna. E osano buttarmi fuori dal mio ufficio. Vogliono cancellare la scritta con il mio nome. Non sanno chi sono ora. Sono Max Corkle. E io devo tornare subito là. Devo proprio andare. Stanno portando via tutti i miei mobili. Ah. Maledizione, ancora qui! Lei penserà che ho una gran faccia tosta per come mi sono fatta avanti. Certo, non arrossisci facilmente, però io ti preferisco così. Le prometto che farò tutto il possibile perché il suo spettacolo sia come realmente dovrebbe essere. Ne sono più che sicuro. Su, siedi. Ecco, volevo dirti... Ma per quale motivo continua a squadrarmi così? Squadrarti?
Ah, scusa, non me ne ero accorto. Lei mi guarda in modo terribilmente strano dal momento in cui ho messo piede in teatro. Beh, io voglio dirti la verità. Provo una stranissima sensazione nei tuoi confronti. Insomma, Kitty, come se tu venissi da un altro mondo. Beh, non dovevamo parlare dello spettacolo. Naturalmente, credo che sia giusto narrarti la storia, poi farti ascoltare le canzoni e... Io penso che sia un'ottima idea questa. Dunque, si tratta di... Non la ricorda più? Oh, sì, naturalmente. Dunque, Eddie e io siamo due aviatori americani che si schiantano con il... Continui. Con il proprio aereo sul Monte Parnaso e lì conoscono la dea greca Tersicore. Tu la conosci, non è vero? Penso di sì, signor Miller. È la dea che ha più talento di tutte le altre, è così? Non lo so perché non ho mai conosciuto una dea. Comunque la nostra Tersicore è una donna normalissima. Bene, ora ti farò sentire le canzoni che ti canto nel primo atto. Sai, io mi innamorerò di te. Nello spettacolo. Vorrei ascoltarle, se non le dispiace. They can't convince me that you're not a dream. No matter how they try, not even when they say, doesn't she walk and talk like ordinary people do? I reply, can you deny she's too lovely to be true? They can't convince me that I might be wrong. When I confide that you fell from a star, che debutterà prossimamente è l'ultima scoperta di Danny Miller. Nessuno sa da dove viene tranne il suo agente. Ha uno zio nel Texas che è un grande allevatore di bestiame. Chi è Kitty Pendleton? Nel Lions troverete tutta la sua storia. Viene da Tulsa e appartiene a una famiglia di petrolieri dell'Oklahoma. Ogni volta che spremete un'arancia della California, un po' di dollari vengono incassati da Kitty Pendleton, la protagonista di Swinging the Muses. Non avete capito niente di me, tutti quanti. Voi avete inventato questo, avete inventato quello, avete... Basta con queste sciocchezze. Ora voglio sapere chi sei, e immediatamente. Oh, bene, d'accordo. Ma se glielo dico, poi mi lascerai in pace? Sì, certamente, mia cara. Io sono Tersicore, la dea greca della danza e del canto. Guarda che non ho battuto la testa da piccolo. Avanti, vuoi dirmi chi sei? Sì, lo so che può sembrare ridicolo, ma è la pura verità. Va già bene così, Kitty, ma in quest'ultima parte tu dovresti essere più ridicola. Sì, signor Miller. Ok, ancora una volta. Guarda che non ho battuto la testa da piccolo. Avanti, vuoi dirmi chi sei? Sì, lo so che può sembrare ridicolo, ma è la pura verità. Il mio nome è Tersicore, sono la figlia di... La figlia... Va avanti, Kitty.
Senta, signor Miller, qui c'è scritto Zeus, però non è esatto. Tersicore non è affatto figlia di Zeus. Mio padre è... Volevo dire, suo padre è Dioniso. No, no, è Zeus, cara. È la credenza popolare questa, ma io so sicuramente che si tratta di Dioniso. Ti prego, ho preparato questo spettacolo in modo molto accurato. Per questo particolare sono andato personalmente a fare ricerche, addirittura sull'enciclopedia. Sono dolente di doverla deludere, signor Miller, ma anche le enciclopedie sbagliano a volte. Scherzi, vuoi saperne di più dell'enciclopedia britannica, Kitty? Penso proprio di sì riguardo a questa cosa. Ah. E dato che siamo in argomento, ha sbagliato anche tante altre cose. Davvero? Fammi un esempio. Subito, signor Miller. Lei mi ha fatto bere l'ambrosia. L'ambrosia si mangia. È il nettare che si beve. E le scene, guardi un po'. Non hanno niente che riesca a ricordare minimamente il Monte Parnaso. E per quanto riguarda i costumi... Ora ascolta, non ho assolutamente tempo da perdere, va bene? Ti ho tirata fuori dal coro, ti ho dato la parte principale e hai da ridire. Io conosco queste cose sin da prima della nascita del suo bisnonno, caro il mio autore. Ma tu guarda cosa mi va a capitare. Sto con te a lavorare anche di notte. Per ringraziarmi mi crei solo problemi. Non penso che la spunti con quella. Nemmeno io lo penso. Sicuramente è andata all'università. Come rovina la gente quella roba. Su, andiamo. A cosa è dovuta questa fretta, si può sapere? Oh, mi dispiace molto, ma si tratta di Kitty Tersicore Pendleton, signore. Le ha mentito spudoratamente, senza alcuna ombra di dubbio. Oh. Sì, proprio così. Non sta aiutando Danny Miller, cioè Miller Daniel, anzi proprio il contrario. Praticamente contesta ogni cosa che lui fa e sembra che si diverta a litigare per qualsiasi stupidaggine. Sì, lo so. Lo sa. Ma allora perché, signore, non la rimanda immediatamente sul Monte Parnaso? E così tu potresti fare la tua vacanza. Beh, vede, se io devo essere proprio franco, avrei già prenotato per il lago Paradise. Di questi tempi sa com'è difficile trovare posto. Così facendo, 7013, ti sei attribuito un'autorità che non ti compete. Non appena avrai portato a termine il tuo incarico con quella giovane musa, verrai subito a rapporto nel mio ufficio per i provvedimenti necessari. Aspetti, signor Jordan, non vorrà affidarmi la zona di Brooklyn di nuovo? Precisamente. Oh, povero me. Le notti mi sembrano lunghe 6 mesi lì a Brooklyn. Cosa me ne importa della morale? Io sono una dea, io sono... Oh, Danny, riuscirò mai a dire queste cose? La morale ha un significato preciso. Questo è decisamente affascinante, ma non mi interessa. Segui il copione e basta. Questa storia non la sopporto più, Danny. L'idea di questa scena squallida e volgare non mi va giù. E il resto dello spettacolo? Come si può pensare che una dea o una semplice donna sposi 2 uomini? Oh, ma in nome del padre Zeus! Ci sarà pure un modo intelligente per rappresentare le 9 muse senza queste scene volgari, questi costumi ridicoli e quelle battute cretine. Prendi, Eddie. Vieni con me. Max, io temo proprio che non vada. Pensavo d'aver chiuso per sempre con i pugili. Potrei metterla in gabbia con una tigre. Ma dove la trovo una tigre così coraggiosa? C'è qualcosa che ti devo dire, Kitty. Credo di aver perso la testa per te, non solo nello spettacolo, ma anche nella vita. Non mi piace parlare di queste cose, ma tu mi hai costretto a farlo in un modo che io detesto. Infatti non mi sembra un bel modo per parlarmi d'amore. In questo momento devo mettere da parte i sentimenti. Lo spettacolo è la cosa più importante per me. Il pubblico vuole divertirsi, capisci? Anche se lo spettacolo è volgare, non vuole altro. Ma tu non sei d'accordo, vero? Voglio solamente dirti una cosa, Danny. Nel modo in cui l'hai messo su sarà un fallimento, vedrai. Spetta a me preoccuparmi di questo. Tu vuoi che il pubblico rida di Tersicore vedendo lo spettacolo, ma non sarà così. Rideranno di te, invece, e ancor più del tuo modo di descriverla. Stammi bene a sentire, il copione l'ho scritto io ed è solamente una favola, perciò farai Tersicore esattamente come la vedo io. Al tuo posto starei più attento, signor Miller. Lassù potrebbero anche sentirti e potrebbero non gradire questo. Ah, potrebbero non gradire questo lassù. Cosa pensi che faranno? Scenderanno da una nuvola per schiaffeggiarmi come un bambinetto? Potrebbero farlo, se continuerai a dipingerla come una sgualdrina sempre a caccia di uomini. Stammi bene a sentire, e che sia l'ultima volta. Se io dico che Tersicore è una sgualdrina, lo è. In palcoscenico tra 5 minuti o sei licenziata. Ah!
collera, collera. Oh, ancora lei? Che cosa vuole? Ah, veramente divertente questa scena. Ma perché non va a farsi friggere? Voleva scendere sulla terra a ogni costo, ma è scesa più in basso, vedo. Le ho chiesto che cosa vuole. Non ha proprio nient'altro da fare, lei? Nulla che potrebbe darmi la stessa soddisfazione che riportarla a casa. Anzi, presumo che dopo la dimostrazione da vera signora che ci ha appena dato, lei cominci ad accettare l'idea. Beh, sta presumendo molto male, amico mio. Non penso per niente a tornare. Io ho intenzione di ottenere quello che volevo. Anche a costo di fare a pezzi tutto il teatro, compreso Danny Miller. Finora ha fatto a pezzi solamente se stessa, o sbaglio? Ha ragione. Sì, forse sono stata violenta. Brutale. Già, come una plebea. Cosa le viene in mente adesso? Allora, signor Miller, avresti perso la testa per me, vero? Bene, ti farò abboccare al mio amo, almeno per un po'. Non ci pensi nemmeno. Lei non gli mentirà, né gli farà nutrire false illusioni. Altrimenti gli dirò che vuole lei fare... Lei non dirà niente del genere. Nessuno può vederla o sentirla qui, mi sbaglio? Oddio, santo del cielo. Quel povero giovane, che fine. Vede che io e lei ci troviamo sempre d'accordo. Ah, Kitty, Danny vuole sbattermi fuori. Ma con chi parlavi? Oh, solo con il vento. È una mia piccola abitudine. Certo, certo, tutti siamo un po' strani a questo mondo. Ma non fartene accorgere, anche perché adesso che ci penso qui non c'è proprio vento. Sì, farò più attenzione. Per quanto riguarda te, Danny, non che cosa... Non preoccuparti per questo. Ma mi preoccupo. Povero, povero giovanotto. Ti prego di scusarmi, Danny. E anche tu, Eddie. È che non avevo le idee chiare prima. Ora finalmente ho capito chi deve dirigere questo spettacolo. Va bene. Lasciamo stare questa scena per il momento. Va con la canzone, Phil. Va a fidarti delle donne. Hanno una sola testa, ma due facce. Dame. I think she's weird. Why not? Maybe you've got something that he hasn't got. What? I'd like to tell him, but it's not in the plot. You're strong. You're gentle. He's virile. You're mental. Thank you. You're a dreamer. He thinks. You're handy. He... Okay, sunshine, I know all about that sort of thing. This marriage could make me the happiest of creatures. She must be the character that started Double Features. Hey, students, what about the jurisprudence? You mean the law? Oh, the law, why, that's a bore. There's a law against sitting on the grass, against petting in the park. Law prohibiting beating wives, thereby inhibiting a million guys' lives. Anything fun, the law suppressed it. Tell me what you've done and I'll get you arrested. Laws the Congress passes to me don't matter a bit. They do not apply to finances or the situation to wit. She's in again with that marriage kick. What's the matter? Don't you want to do it? No, but you talked us into it. Nevertheless, we state, just to keep the record straight, this can't be legal. It sounds too good. This can't be legal. We're knocking on wood. I remember Uncle Harry when he tried to marry more than one. Where did he went in? I sent postcards to St. Clint. Here it's long, what's more, it's nice. Then she keeps a drawer full of old shoes and rice. Let's buy a wedding gown we agree upon. We'll pick it out. I'll put it on. This can't be legal. Get out the EXO, look out the back door, John. Cosa ne pensi, Danny? Deve essere quella nuova moda di cui tutti stanno parlando. Credo che dovrebbe funzionare se tu non le girerai troppo intorno. Io pensavo la stessa cosa di te, amico. Beh, possiamo metterci d'accordo. Altrimenti che amici saremmo, ti pare? Pensi che possa togliermi il coltello dalla l'ho schiena? L'ho messo lì soltanto per non farlo arrugginire. Che carina! Ragazzi, non ho ancora finito. I'll get two kisses from two pairs of lips. Two little mink coats in case one rips. Oven and a man to fix the oven too. One with endurance, the
other with plenty of life insurance. I'll have two mother-in-laws advising me. I'll lace their gloves on, I'll referee. If it doesn't work out, we can leave her flat. Double alimony, what's wrong with that? This can't be legal, it's murder in the first degree. Che ne pensi adesso? Oh, per me va bene. Tu in cucina e io nell'altra stanza. Aspetta un momento. Perché non vai tu in cucina? No, so benissimo quanto sei bravo. Tu in cucina sei un perfetto cuoco. No. Lasciami andare. Aspetta un minuto. Vediamo bene chi deve andare in cucina. Oh, vai pure tu. Sei così bravo con i fornelli che potresti cucinare anche rovesciato. Ah, mi piacerebbe. Mi addormento sempre in cucina. Fa pure, ma ricorda di portarmi il caffè la mattina. E si può sapere tu che farai? Oh, io spolvererò, spazzerò, rifarò i letti. Ragazzi, perché non la smettete? Ora andiamo. This can't be legitimate. It must be a trap. Let's try a bit of it. Don't be a sap. We can share and share alike in every little thing the three of us do. That's altruistic, but aren't you too optimistic? I'll stand beside you through storm and strife. For your protection, I'd lay down my life. Suppose I'm insulted by a nasty man. I'll run and get him as fast as I can. This can't be legal. Refer to the case of Jones versus Legal. At night in my cozy little bed, I'll lie and dream of both of you sleeping at the wharf. You must not advising me. I'll lace their gloves on, I'll referee. If it doesn't work out, we can leave her flat. Double alimony, what's wrong with that? This can't be legal. I think she's weird. If this is legal, it couldn't happen to more nicer guys. Le Muse a Philadelphia. Swinging the Muses va a Philadelphia per la prova generale prima del suo debutto qui. Tutti sostengono che lo spettacolo avrà un grande successo. Non disturbarti, Danny, ma è una cosa strettamente personale. Scusami, tesoro. Si tratta di Kitty. Che avrebbe fatto? Ancora prova a convincerti a cambiare lo spettacolo. Continui a ripeterlo, ma non ha assolutamente senso. E di che motivo avrebbe, secondo te? È il tipo di ragazza che sceglie il fantino, poi il cavallo e poi vede se può puntare. Ascolta, Eddie, noi abbiamo litigato una sola volta ed eravamo due bambini. Per me è stato sufficiente.
Anche perché sei stato tu a battermi. Restiamo buoni amici, d'accordo? Scusami, ma adesso devo rimettermi a lavorare. Ti senti meglio adesso? Oh, sì, grazie, sto molto meglio. Stiamo andando a vedere se c'è qualcosa da cambiare, Eddie. Tu che ne dici? Vero? Cosa ha funzionato? Posso immaginare quello che ti ha detto. Puoi immaginare? Certo. E voglio dirti una cosa che ti sorprenderà. Credo che abbia ragione. Di un po', stiamo parlando della stessa cosa? Naturalmente. Sono stata insopportabile, molto egoista, testarda. E probabilmente anche ingrata. Beh, se hai deciso di aprirti così, credo che seguirò il tuo esempio. Devo confessarti che spesso anch'io sono stato piuttosto testardo e soprattutto insopportabile. Oh, ma tu ne hai più diritto di me. Dopotutto, cosa posso saperne di teatro? E come dicevi, caro, non sono altro che una povera ragazza venuta fuori dal coro. No, tu hai avuto almeno un paio di idee decisamente buone. Vuoi essere soltanto gentile? Ho passato parecchie ore a riflettere su quello che tu mi hai detto in questi giorni. Il mio spettacolo potrebbe anche non piacere al pubblico. Probabilmente hai ragione. Non sono che un gonzo di Broadway. No. Tu sei un artista. Lo diventerai sicuramente quando riuscirai a sfondare. Sono stata una stupida a pensare che da solo non ce l'avresti mai fatta. Invece hai ragione tu. No. Ma adesso smettiamo di parlare dello spettacolo. Dimmi, non ti capita mai di pensare ad altre cose? Guarda che luna stupenda. Non ti sembra una moneta da $1 milione? Probabilmente c'è qualcosa nel mio spettacolo che disonora la bellezza. Mi sta inebriando quest'aria, come fosse del vino. Chissà, gli orientamenti del pubblico potrebbero anche essere cambiati. Vuoi smetterla ora, Danny? Mi scusi tanto. Grazie. Kitty come imposterà lo spettacolo? Non lasciarti convincere. Il tuo amico Eddie. Eddie? Sì. Non riesco a capirne il motivo, ma non credo di piacergli. No, Kitty. No, non è così. Bene, adesso me ne vado. Così potrei riflettere. Non mi auguri la buonanotte. 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 Aspetta, vieni qui. I nostri amici pettegoli ci dicono che ogni volta che il regista Danny Miller bacia Kitty Pendleton, un'altra scena del Swinging the Muses viene riscritta e un altro camion pieno di costumi arriva da New York. Dopo molti rinvii, Swinging the Muses finalmente debutta domani sera. I nostri informatori sostengono che dovremo prepararci a grandi sorprese. Daughters of Dionysus, whose kiss inspired the beauty of the world.
si può dire che gli applausi siano stati fragorosi. Nessuna chiamata e qualcuno se n'è andato prima della fine. E che cosa vuol dire? Può darsi che quelle persone avessero degli appuntamenti. Magari dovevano andare dal dottore. Grazie, Eddie. Mia cara, magnifico, magnifico. Questa è pura poesia. Poesia di movimento. Verissimo, ogni scena una fresca. Carissima, sono la signora Fenimore Young, presidentessa dell'Istituto di Arti Figurative. Sarei felice di invitarla ad una piccola riunione in casa mia. Sa, una celetta di mezzanotte. Con molto piacere. Danny, ti dispiace se vado? No, anzi, Kitty, va pure, ti divertirai. Ci vorrà solo un minuto. Fratello, se è piaciuta a quelle brutte mummie, tu sei un uomo morto. Salve, signor Mannion. Ha avuto un buon posto? L'ho avuto. Ho visto tutto, non preoccuparti. Era solamente una prova generale, presto per giudicare. La vera prima dello spettacolo avverrà a New York. Esatto. Non ti metto alcuna fretta. La ringrazio infinitamente. Se la stanno prendendo tutti con il direttore di scena, che cosa facciamo? Chiudiamo la baracca? No, non ce n'è proprio alcun motivo, Eddie. Da appuntamento domattina alle 10 in palcoscenico. Io vado a fare due passi. Non vuoi che ti accompagni in un bel posto? No, la ringrazio. Non questa sera. E tutto questo perché prima non aveva mai guardato una donna. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, miei cari. Buongiorno. Buongiorno. Signorina Pendleton. Buongiorno a tutti, ragazzi. Si può sapere che succede? Come mai siete così tetri? Non hai ancora letto le critiche, vero? No. Coraggio, prova a leggergliene una. Swinging the Muses, pur avendo degli spunti piacevoli, ci ricorda piuttosto un concerto su Bach. Ma perché non farlo in un auditorio, allora, dove si sa che al pubblico è consentito dormire tranquillamente durante la rappresentazione? E senti quest'altra. Per quanto mi riguarda, io sopporto a malapena 20 minuti di greci antichi, ma due ore penso che riescano a stravolgere chiunque. Ma come osano questi? Ma che volete che ne sappiano dell'arte loro? Secondo me è stato un vero trionfo. Abbiamo dato qualcosa di importante al teatro. Sì, il nostro sangue, Kitty. Alla biglietteria c'è la fila che arriva fino in fondo alla strada. Sono le persone che avevano già acquistato il biglietto, rivogliono i soldi e immediatamente. Lo spettacolo era formidabile, ma l'hai trasformato in una noia cerebrale. Una noia cerebrale? Ero stata avvisata sui diversi aspetti del vostro paese. Come si può mescolare l'arte con la danza moderna, il baseball e gli hot dogs? Cari miei, se questa non si toglie dai piedi, lo spettacolo salta. Basta, adesso smettetela. Inutile polemizzare. Ascoltatemi, ragazzi. Quando vi ho scritturato, ero convinto che lo spettacolo avrebbe avuto un grande successo. Sapevo bene quello che volevo. Ma so anche cosa voglio ora. Perciò rimonteremo lo spettacolo come era prima che io cambiassi opinione. Faremo a meno di tutta quest'arte opprimente e resteremo fuori città finché non sarà tutto pronto. Faremo lo spettacolo come l'avevo ideato, per gente a cui piace la danza moderna, il baseball e gli hot dogs. Non ho ancora finito. Da questo momento in poi nessuno potrà comportarsi come una dea qui. Sarò io a decidere e a dare ordini. E se a qualcuno questo non va giù, è meglio che lo dica immediatamente. Allora? Ascolta, Miller. Tieniti lo spettacolo, io me ne vado via. D'accordo, molto bene. Prima di cercare altrove, troverò fra voi la protagonista dello spettacolo. Salve, Kitty. Oh, signor Jordan, io stavo cercando proprio lei. L'immaginavo. Voglio tornare a casa, immediatamente. Oh, non vorrà lasciarlo nel momento in cui ha più bisogno di lei. Esattamente, non aspetterò neanche un minuto. Mi disse che voleva aiutarlo, è l'unico motivo per cui le ho permesso di venire. Beh, le ho mentito, signor Jordan. Quell'uomo non mi interessa affatto. Sono scesa qua giù per motivi puramente personali. Io volevo cambiare lo spettacolo, solo questo mi stava a cuore. Lo sapevo. Allora perché me l'ha permesso? Avrebbe funzionato comunque, mia cara. Ma non è stato così, perché non ha funzionato affatto. Non intendo tollerare ulteriormente la sua arroganza. Non tornerà sul Parnaso, almeno per ora. Aspetti, signor Jordan. Forse lei non dà importanza ai miei sentimenti. È giusto che sappia che io odio quell'uomo, che lo detesto. Non ne sono molto sicuro. Vede, lei purtroppo non conosce tutti i fatti. Quali fatti? E se mi permette, vorrei riportarla indietro di qualche mese. È successa una cosa importante, credo che lei debba saperla. Che cosa? Ora vedrà. Ha tutti i numeri, ma non quello giusto. Vincerà il 13. Perché non gliel'ha detto?
È già successo tempo fa, non c'ero neanche. Ve lo dirò io. Cara non può vederla né sentirla. Poi a quell'epoca non la conosceva. Ah. Il 13 vince. Come aveva detto lei? Non lo sapevo soltanto io. È vittima di una truffa. Credevano che Danny fosse venuto con un cliente abituale e gli hanno fatto credito. Ora perde $20,000 che non può pagare. Ma che c'entro io in tutta questa storia? Non riesco a capire. Venga con me, così lo capirà. Sentire che cosa dicono. Sì, mi piacerebbe. Perché continui a giocare se non hai più soldi? Pensavo di poter vincere. Ma non è andata così. Vorrei parlarle da solo, signor Mannion. Spike, vattene. Ehi, perché devo uscire? Siamo soci, questo posto per metà è mio, no? Ho detto di andare via. Va bene così? Puoi parlare. Vede, la cosa è molto semplice. Mi chiamo Daniel Miller. Riceverò $100,000 da un momento all'altro. Per cosa? Per uno spettacolo. Ho avuto un paio di fiaschi e quelli che erano con me mi hanno piantato. Ma ho molta fiducia nel nuovo spettacolo che metterò su e in me stesso. Se lei potesse... Veramente toccante. Ma se non vedo i miei $20,000 entro domattina? Lei chiamerà qui uno dei suoi gorilla per farmi fuori, signor Mannion. Vai troppo al cinema, ragazzo. Credo di sapere qual è il suo modo di fare. Ci ho pensato molto prima di venire in questo posto. Oh, ma davvero? Ho anche pensato che se io non avessi vinto, me li avrebbe offerti lei, i soldi per lo spettacolo. E come mai ti è venuta un'idea del genere? Perché lei è un giocatore vero. $100,000 li gioca scoprendo una carta. Scoprire le carte è il mio lavoro. Ora basta, addio Miller. Puoi uscire da quella porta. Ah, un'altra cosa, signor Mannion. Se per caso mi succedesse qualcosa ora, con tutti i testimoni che ci sono là fuori, lei finirebbe sulla sedia elettrica. Continua. Meglio sovvenzionare il mio spettacolo. Garantirei con una lettera. Ma se non hai più un soldo, che garanzia puoi darmi? Particolare, una lettera in cui parlo del mio suicidio. Una lettera in cui parli del tuo... Suicidio. Se lo spettacolo fallirà, mi farà eliminare. Ma la polizia troverà quella lettera accanto al mio corpo. In questo modo lei avrà le mani pulite. Il suo istinto di giocatore che cosa risponde, signor Mannion? Insomma, vorresti mettere in gioco la tua vita contro il mio denaro. È giusto? L'idea è questa. Così non metterai in dubbio la mia serietà d'autore. E va bene. La tua proposta non mi dispiace affatto. Siediti. E comincia a scrivere. Nessuna persona è responsabile della mia morte, tranne me. Mi sono suicidato perché... Kitty, è per questo che mi preoccupo tanto per quel giovanotto. Ho sempre pensato che lui avesse molto da offrire, sia alla vita, sia al teatro. Sarebbe un peccato se morisse adesso. Già. La decisione spetta a lei. Se farà la prima di New York, non sarà un fiasco. Ma che cosa posso fare? Non vorrà più riprendermi. Penso che valga la pena di tentare. In bocca al lupo. E faccia come dice lui questa volta. Sono la figlia di Zeus. Mi dispiace, tesoro, ma non sei adatta. C'è qualcun'altra? Sì. Ci sarebbe un'altra. E ora cosa vuoi? Riprendere lo spettacolo. Arrivi troppo tardi. Danny, un momento, ti prego. Danny. Puoi anche andartene, torna dove stavi. Ma non hai trovato nessun'altra, hai bisogno di me. Come di una pallottola in fronte. Danny, aspetta, per favore, ascolta. Ma per quale motivo mi segui? Dimmi cosa vuoi. Sei ancora innamorata di me? Io non immaginavo che cosa significasse per te
questo tuo spettacolo. Ma ora lo so e voglio aiutarti. Ora farò tutto quello che tu mi dirai. Non ha alcuna importanza quello che pensi di me. Fallo per te stesso, ti prego. Fallo per lo spettacolo. Per favore, Danny. Tutto quello che io ti dirò, Kitty? Certo, Danny. Canterai come voglio io? Certo, Danny. Ballerai come voglio? Certo, Danny. Ti metterai i costumi che io vorrò? Certo, Danny. D'accordo. Debutto a New York, giovedì sera. Pare che abbia avuto delle pessime critiche a Filadelfia. Però ho anche sentito dire che lo spettacolo è cambiato molto da allora. A quanto so, sembra che ci fossero dei problemi con la prima donna. Io adoro i musical, ormai sono stanca di pensare. Tesoro, sei molto dimagrita. O hai vestito nuovo? In bocca al lupo, signor Miller. Buona fortuna, capo. Sarà un successo, vedrai, Betty. Ti ringrazio, grazie per avermelo detto. Vi adoro, tutte quante. Cara, fammi entrare, sono io. Ciao, Danny. Spero che vada tutto bene. Se ti comporterai come hai fatto alle prove, sicuramente tutti ripudieranno le loro mogli. Farò del mio meglio, ti assicuro. Lo so, tesoro. In scena! In scena! Ok, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Anche a te, Eddie. Accidenti, sono terrorizzato. A me invece prima tremavano le gambe, ora mi sembra di andare su dei pattini a rotelle. Non infastidirla, tocca a lei tra poco. Sì, 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 lo so, lo so. Chi è? Sono Max, tesoro. Entra. Questo è il signor Kelly, è un detective. Un detective? Lei ha lasciato un conto in sospeso all'albergo Waldorf Astoria. Il suo appartamento era molto lussuoso. Poi è partita e noi non abbiamo visto un centesimo. Io... Perché non gli parli di quel tuo zio che lo pieno di mucche del Texas? Ah. Non mi racconti favole sulle mucche. Sicuramente lei se l'ha inventata. All'albergo mi hanno detto che non ha mai ricevuto telefonate, né ha ricevuto lettere. Quindi non ha un fidanzato e tantomeno parenti ricchi. C'è qualcosa di oscuro in lei. Andiamo avanti. Chi è? Da dove spunta? Si può sapere? Bene, io devo andare in scena fra pochi minuti. Prima lei mi spiegherà un paio di cose. O canterà e ballerà in galera e non su un palcoscenico. Oh, vede, è stato un mio amico che mi ha suggerito di prendere quell'appartamento. Lui mi disse che si sarebbe occupato di tutto. E chi è? Come si chiama? Non ha un nome vero e proprio. È il fattorino numero 7013. E che specie di fattorino sarebbe? Della società telefonica? Tesoro, deve sapere subito la verità. Digli chi sei, avanti, altrimenti lui non ti farà debuttare, ma non lo capisci. Va bene. So che è molto difficile crederci, ma... Io sono Tersicore, la dea greca, e sono scesa dal monte Parnaso per... La sera della prima le persone sono molto emozionate e possono dire delle cose folli. Ma io non sto dicendo delle cose folli, Max, è solo la verità. Come avrei fatto a sbucare fuori dal nulla e prendere te come agente? Come potrei danzare e cantare in questo modo senza esperienza? Aspetta, ascolta un momento. Io potrei anche essere tuo padre e devi controllare meglio i tuoi nervi. Ti ho sentito parlare quando in realtà tu eri sola. Vedi, io riesco a capirti, ma non possono farlo tutti. Beh, io sono uno di quelli, andiamo adesso. No, mi lasci stare, devo andare in scena tra poco. Qualche problema, Kitty? Qualcuno ne ho, effettivamente. Ma adesso lei è qui. C'è una persona con noi? Sì, e ora sistemeremo tutto, vedrai, Max. Cosa devo fare? Che devo dirgli, signor Jordan? Signor Jordan, lui è qui, lo conosci? Naturalmente. Oh, adesso finalmente riesco a capire come possano essere avvenute queste cose folli. Il signor Jordan è con noi un'altra volta. Come va, signor Jordan? Tutto bene? Lei può vederlo, ma io no. Oh, capisco. Questo spiega tutto, vero? Oh, certamente. Se è un'amica del signor Jordan, è di sicuro una dea o quello che dice di essere. Non è così, signor Jordan, eh? Insomma, che succede qui? Si può sapere? Oh, senta, adesso le spiego chi è il signor Jordan. Era un amico di Joe, il pugile per cui lavoravo, Joe Pendleton. Quando Joe è morto, il signor Jordan l'ha portato sulla terra per farlo rivivere nel corpo di un altro. Signor Jordan, la settimana scorsa ho avuto notizie da Joe. Lui è a Sacramento, nel... usa il corpo di un certo Murdoch. Lui ha un paio di bambini. Sta proprio bene, insomma. Sta proprio bene? Ma poco fa ha detto che era morto, no? Lo era. È rimasto ucciso in uno scontro automobilistico e poi è stato cremato. Sì, cremato. Lei è completamente pazzo, anche lei. Volete prendermi in giro, forse? Venite con me, su, muovetevi, andiamo.
Gli domandi se vi lascerà in pace se paghiamo il conto dell'albergo. Il signor Jordan chiede se ci lascerà in pace se paghiamo. Oh, continuate allora. Sono 1800 bigliettoni. Questo signor Jordan li ha tutti in tasca? O forse lui non possiede le tasche? Io ho con me 90 dollari. Dica a Max di rispondere al telefono. Max ha detto che devi rispondere al telefono. Che motivo ci sarebbe? Non squilla. Pronto? Sì, sì, sono Hopper. Oh, salve Hopper. È Sam Hopper, la liberatore. Come fa a sapere che io sono qui? Che cosa, Sam? Pacific Handicap? No, no, non ti ho chiamato io. No, no, oggi non ho proprio voglia di scommettere, mi dispiace. Ma tu? Aspetta un momento. Gli dica di puntare i suoi soldi su Chicky Choice. Ha detto che devi puntare i tuoi 90 dollari su Chicky Choice. Un momento. Cosa Chicky Choice? Oh, no, la prego, signor Jordan, per favore, guardi, guardi. Chicky Choice è un cavallo su cui non si può scommettere. Guardi, i bookmakers lo danno 20 a 1, ecco qua, è un brocco, capito? Vuoi fare come dice lui, sì o no? D'accordo. Allora scrivi, Sam, 90 bigliettoni sul numero 7 Chicky Choice. Già. Per caso vuole fare anche lei una puntatina, Kelly? La corsa comincerà fra pochi minuti in California. Se l'informatore non è presente, io non accetto soffiate. Allora siamo d'accordo, Sam. Mi gioco i miei ultimi 90 bigliettoni su quel Chicky Choice. Se... Ecco fatto. Se riusciamo a vincere, lei avrà i suoi 1800 dollari. Già! È proprio così, signor Jordan. Esattamente 1800 bigliettoni. Senti, una bella... accenda la radio. Ecco, sono partiti. Prende la testa Danny Deere, Jackson è secondo. Count Saffron terzo, Glory Girl quarta, Montoghi secondo, quinto e Pancho sesto. Ma dov'è Chicky Choice? Non lo nominano. Alla prima curva c'è sempre Danny Deere in testa, mentre Waterfall... Signor Jordan, non crede che sarebbe stato meglio puntare su Danny Deere? Sempre terzo, tallonato da un gruppo formato da Pancho, Glory Girl e Montoghi secondo. Count Saffron è passato secondo, Waterboy terza poco più di una lunghezza e Montaghi secondo quarto per una incollatura. Ma lui è sicuro che Chicky Choice partecipi alla corsa? Non l'hanno mai nominato. Una lunghezza e mezza è dietro Chicky Choice che lo segue con passo regolare. All'ultimo giro... Chicky Choice, ho sentito, ha detto Chicky Choice. Count Saffron ha superato Waterboy a secondo, ma ecco che si sta muovendo Chicky Choice. Ormai forza, su, coraggio, muoviti, muoviti, coraggio. Saffron secondo, Waterboy terzo, mentre Chicky Choice in posizione esterna è quarto. Eccoli, sono in dirittura d'arrivo. Danny Deere è sempre in testa, ma rinviene velocissimo Chicky Choice. E ora è Chicky Choice che sfida Danny Deere. Danny Deere è sempre in testa, Chicky Choice è secondo. Duello testa a testa. Andiamo, fra andiamo su, vinci per voi, brutto del scioccio. E Danny Deere vince con un piccolo margine. Avrei dovuto immaginarlo. Ma signor Jordan, per quale motivo lei mi ha giocato un tiro simile? No, un momento, scusate, mi correggo. È esattamente il contrario. Il vincitore della corsa è Chicky Choice. Ascolti, signor Jordan, non le andrebbe di venire con me alle corse il prossimo sabato pomeriggio? Take a chick like me. They call me Tubsickory. I'm the daughter of the song and dance.
più aspettare, signor Megan. Bye.
adesso siamo nel giro importante. Un momento di silenzio e ascoltate. Gli Scott Harrington, non serve che vi dica chi sono, danno una grande festa per tutti quanti noi. Perciò fate bella figura, l'indirizzo è sull'ordine del giorno. Ci vediamo là. Vieni con me, voglio presentarti delle persone. Grazie, Dan. È la serata più bella della mia vita. Li hai stesi, piccola. Sono contenta. Ne sono felice per te. È stato molto doloroso. No, mi sono divertita un mondo. Kitty, volevo dirti che... Su, vieni con me. Kitty, ascolta, io volevo solamente... Quello che volevo dirti era questo, cara. Ogni volta che mi sei stata vicina avrei voluto baciarti, compresa la volta che mi hai schiaffeggiata. Ti prometto che non lo farò mai più, Danny. Mi dispiace, Kitty. Ho brutte notizie per lei. Deve tornare sul Parnaso. L'aspetterò qui fuori. Che cosa c'è? Che ti succede? Oh, non temere, niente. Niente, Danny. Ma che ti succede? Dimmelo, coraggio. Oh, Danny, se mi capitasse qualcosa. Se non dovessimo vederci mai più. Che cosa vuoi dire? Parla. Amore, so che a te sembrerà incomprensibile, ma... ti prego, credimi. Io ti amo tanto. E ti amerò per sempre. Non riesco a capire, ma che cosa stai cercando di dirmi? Mi dispiace, non posso spiegartelo. Sono costretta a lasciarti ora. Lasciarmi? Sì, c'è... vedi, una persona... Insomma, che cosa c'è? Ti prego, fidati di me. E aspettami, amore. Se mi sarà possibile, io ritornerò da te. Farò di tutto per raggiungerti alla tua festa. Kitty, sei stata stupenda e a me è venuta un'idea grandiosa. Se fai venire giù le altre 8 ragazze, mettiamo su un numero da capogiro. Le vere 9 muse, che ne dici? Portami via subito, Max. Ma non ti cambi, non vai a quella festa con loro. Ti prego, Max. Cosa non va fra te e Danny, eh? Per favore, ora ho bisogno di pensare. Oh, sicuro, sicuro. Era l'unica cosa che poteva fare, Kitty. No, non avrei dovuto farlo. Io non dovevo andarmene via. Beh, di all'autista di fare marcia indietro, allora. Ma che cosa devo fare adesso? Che cosa devo fare? Ritorniamo a teatro. Più di questo cosa vuoi che ti dica? Mi dispiace molto, ma partiamo stasera. Questa sera? Non capisco, è stato lei a portarmi qui e adesso vuole... No, 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 cara, sei tu che mi hai portato, ricordi? Non dico a te, Max. Vede, io non posso andarmene via. Come faccio? Me lo dica lei, coraggio. E Mannion? Cosa farà se lascerò lo spettacolo subito dopo la prima? Mannion? Lasciare lo spettacolo? Ma che stai dicendo? Te l'ho già detto, Max, e non sto parlando con te. Oh. Oh? Vuoi dire che il signor Jordan è qui con noi? Sì, è seduto alla tua destra. Oh. Oh, salve, signor Jordan. È sempre un grande piacere rivederla. Ti ringrazio, Max. Kitty, andiamo subito al molo 7 dell'East River, non c'è molto tempo. Subito al molo 7 East River. East River? Ma perché dobbiamo andare là? È un ordine del signor Jordan. Ah, capisco. Mi dispiace, signor Jordan, ma non volevo interferire, no? Chiamare la polizia. Il signor Jordan dice che tu devi andare alla polizia. Cosa fa la polizia? E immediatamente, dai! Guardi. Eccolo che arriva. Thank you.
Proprio lui. Ma chi l'ha ucciso? E perché? È stato Spike, il suo socio. Ora è l'unico proprietario di quella pisca, almeno finché non lo prenderà la polizia. Che orrore. Può sembrarlo, ma se lo spettacolo fosse fallito, Danny Miller sarebbe morto da un'ora. Ora capisce, Kitty, per quale motivo la sua presenza era così necessaria. Ma non lo sarà più d'ora in avanti. Oh, sì che lo è, signor Jordan. Lo è perché... perché è tutto molto diverso ora. Lei ha salvato la vita di Danny Miller. Era solamente questo il suo compito. Non mi importa, non mi importa. Io l'amo da morire. Voglio restare con lui. Mi spiace, non era questo l'accordo. La sua missione è terminata, ora deve tornare a casa. Erano i patti, rammenta? Ma io, vede, non sono più quella che ero prima. La prego, mi lasci sulla terra. La scongiuro. Io non voglio più vivere come una dea, voglio vivere come un essere umano. Vorrei tanto sposarmi, avere una casa mia e viverci con Danny. Per sempre. Ascolti. Dobbiamo andare via subito. No. Io non verrò insieme a lei. Non voglio tornare mai più. Avanti, non faccia così, Tersicore. No. No. Io mi chiamo Kitty Pendleton. Danny! Danny! Sto arrivando, Danny! Con me, ma non capisci? Sono tornata per sempre. Non avverrà mai più che io ti lasci. Ah, champagne. Mi raccomando, ragazze, non andate a dirlo in giro, ma è la prima volta in vita mia che bevo champagne. Ma che diavolo è successo, Danny? Perché non vuole più parlare con me? Ah, è stupendo. Eddie! Eddie! È inutile. Non la vedono né la sentono, mia cara. Può farmi l'ultimo favore? Permetta che lui possa sentirmi. Permetta che possa sentirmi. Almeno per un momento. Non si può più ormai, Tersicore. Non ha la possibilità di cambiare il destino. Signor Jordan, io avrei voglia di piangere. Ma non ci riesco. Non è concesso nemmeno piangere a una dea. No, neanche quello, mia cara. Le lacrime appartengono ai mortali. È un privilegio che nessuno può togliere loro. Andiamo, Tersicore. Hai raggiunto il successo e ti stai comportando come uno che... Ma questa è... è la pelliccia di Kitty. Allora è qui. No. Era qui. Ma ora se n'è andata. Spiegati meglio, non capisco cosa vuoi dire. Neanch'io capivo. Ma adesso finalmente comincio a comprendere molte cose. Non vedrò più Kitty Pendleton. Ma Danny, è la sua pelliccia. Magari è qui da qualche parte. Ha cercato di dirmelo subito dopo lo spettacolo. Ha cercato di dirti cosa? Non so esattamente. A volte mi domando se sia mai stata vera. So soltanto che è spuntata dal nulla. E nel nulla è scomparsa. Ma se quell'individuo era invisibile, come ha fatto a dirti dell'omicidio? Parla. Ve lo ripeto, il signor Jordan lo ha detto a lei e lei poi lo ha detto a me. Kitty Pendleton era al Molo 7 durante il delitto, ma da allora nessuno l'ha vista. Dove si sarebbe cacciata? Il signor Jordan se l'è riportata via. Ah, adesso. Allora immagino che ora si trovi su una nuvoletta rosa se le cose stanno come dici tu. Ma chi pensi di prendere in giro? Nessuno, perché è proprio lì che lei vive.
Ascolti, capo, non le sembra il caso di portare questo tipo in manicomio? Sono innocente, come devo dirlo? Non avevo mai visto la ragazza prima di quel giorno. Arrivò, mi buttò le sue braccia al collo e disse... Sì, mi disse, Max, tesoro, io sono stata scelta per interpretare la parte principale. Dovrò impersonare la dea Tersicore e voglio che tu sia il mio primo agente. Aspetta! Tu pensi davvero che noi possiamo credere a questa bella favola che ci hai raccontato? Max, tesoro, io sono stata scelta per interpretare la parte principale, lo sai? Dovrò interpretare Tersicore e voglio che tu sia il mio primo agente. Purtroppo ora devo andare, mia cara. Che cosa farò, signor Jordan, visto che ho perso Danny per sempre? Ma non l'ha perso. Vuole che glielo faccia vedere? È una cosa che non avrei fatto per nessun altro, Tersicore. Però lei se lo è meritato. Venga. Dove mi sta portando? Solamente qualche anno più in là, nel futuro. Vede, mia cara, quanto è semplice. Eccoci qua, testimoni del futuro. Quello sono io, sempre al lavoro. Guardi. Danny. Sembra sempre lo stesso, signor Jordan. Lo spirito non invecchia mai, mia cara. In tutti questi anni che sono passati non ha mai fallito uno spettacolo. A Broadway raccontano una leggenda su di lui. Dicono che sia stato baciato dalla musa Tersicore. Lui mi cercherà, ma mi troverà. Si ricorderà di me. Aspetti un momento e vedrà. Miller. Daniel. Exatamente.